Va bene. Io mi allontano. No, gliel'ho detto ai ragazzi, gliel'ho detto ieri. Grazie, buonasera a tutti voi, un abbraccio a tutti voi per essere intervenuti anche stasera così numerosi al nostro appuntamento con voi, così un appuntamento che segue gli altri tre interventi che abbiamo fatto proprio in questa piazza. E stasera parlerà la professoressa Lilli Susca, subito dopo questa mia presentazione. Mi dovete concedere una brevissima digressione, perché credo che la disinformazione in questa parte non è mai stata così cattiva e così pesante, è davvero inaccettabile. Credo di parlare in maniera molto chiara, anche per così la formazione professionale, su una questione che ho visto sta diventando una non questione, nel senso che è stata creata artatamente, in maniera callida. Se qualcuno non conosce il significato, proprio vorrei sollecitarli di consultare il vocabolario, in maniera caldida hanno così attribuito a noi sulla questione degli stagionali delle posizioni che non abbiamo mai detto. Noi abbiamo posizioni responsabili, posizioni di civiltà, e in questa impostazione c'è anche la sicurezza. Semmai è vero il contrario, l'insicurezza è stata determinata da chi ha governato finora. È letteralmente il contrario, nel senso che non sono presenti, cioè hanno demandato soltanto alla forza militare la gestione del problema, quindi è completamente rovesciata. Noi abbiamo sempre parlato di sicurezza e di civiltà, la sicurezza è fondamentale non solo per noi ma per tutti, quindi è impossibile, è inaccettabile sostenere e soprattutto dare ascolto a chi invece ribalta i termini della questione, soprattutto ribalta le dichiarazioni che sono state fatte in maniera chiara, inequivocabile. Ci sono le interviste, ci sono gli scritti, ci sono le conversazioni, tutto è pubblico, quindi voler fare questo significa essere immorali. La illegalità non è solo quella formale, giudiziaria, è anche questa. Questo è un atto di illegalità. E mi auguro che questa illegalità si fermi solo qui, non assuma altre forme acquisitive. Chiaro? Poi per quanto riguarda la questione specifica, vi invito, così tanto per dire qualcosa, così tanto noi qua veniamo interpretati in male modo, leggete, vi consiglio di leggere, voi lo conoscete tutti, Federico Rampini. Cioè, è probabilmente uno dei più bravi giornalisti del mondo, coltissimo, bravissimo, conosce tutti. Leggete il suo ultimo libro. Se voi leggete, dovreste leggere, voi vi rendereste conto che il problema dell'immigrazione tra 5-6 anni sarà al contrario. Sarà al contrario. Per il semplice fatto che qui non ci sarà più il problema. Il problema sarà risolto, perché non è l'Africa che ci manda le persone. Sarà la Cina che non ce le manderà più. Perché la Cina è padrona dell'Africa, sta crescendo a ritmi di 7-8% l'anno, ritmi cinesi, che significa che tra 5, massimo 10 anni, ma non saranno 10 anni, non ci sarà più nessuno che verrà qui, saranno da qui ad andare lì. E poi non so come sarà possibile raccogliere le ciliegie, quindi il problema sarà l'opposto. Non ci sarà più questo problema. Ce lo risolverà il mercato, lo risolverà l'economia, lo risolverà il progresso di alcune. Quindi che cosa vanno dicendo? Ma che cosa dicono? Ma che cosa dicono? Chi ha mai messo in dubbio la questione della sicurezza? Assolutamente che è prioritaria. La questione della sicurezza esiste perché l'insicurezza è stata causata da chi ha gestito finora. Bravissimo! È il contrario. Va ribaltata la questione. Scusate questo sfogo, però e scusate anche il tono, però quando un'affermazione viene ribaltata
viene violentata, viene stuprata in questo modo, non è possibile fare altrimenti. Lilli, scusami se mi sono preso altro tempo, fate un applauso a Lilli Susca che adesso interverrà, poi ci dopo dialogheremo insieme. Grazie Peppino, grazie a tutti voi per essere venuti qua e anche sfidando la pioggia. Un albero è come una comunità. Le foglie sono i cittadini, i rami le famiglie. Il tronco è la forza e la volontà di stare insieme, ma la parte più importante sono le radici. E le radici sono la nostra storia, la nostra identità, la nostra memoria, i nostri principi. Le radici sono ciò che ci fortifica, che ci nutre, che ci tiene saldi, ancorati alla terra. Paese dimenticare il proprio passato? Può tu ridimenticare di aver avuto un centro storico vivo e bellissimo? Può tu ridimenticare che da qui è passata la storia con la S maiuscola? Non può e non deve. Le radici sono importanti. Loro le tagliano le radici. Le radici sono fondamentali, sono le nostre fondamenta. E allora non basta dichiarare che le radici sono importanti in quelle stampe che vedete in villa, ma poi non ho capito perché si possono mettere delle stampe in villa o nel centro storico. Le radici vanno nutrite, tenute forti sempre. Io oggi vi parlerò di comunicazione efficace e democratica. Vi parlerò di condivisione, di partecipazione, di trasparenza. Ma vi faccio una domanda. Secondo voi sono importanti queste cose per un paese? Per governare un paese sono importanti? Sono importanti sì, perché senza questi principi allora non si possono fare neanche i fatti. E non è una questione di morale, è una questione di efficacia. Se non c'è comunicazione, se non c'è trasparenza, nulla funziona. Allora io oggi vi parlerò di un esempio di comunicazione efficacia, di un progetto che abbiamo inserito nel nostro programma, ma prima di fare questo vorrei dimostrarvi come questa amministrazione, l'amministrazione uscente, è stata assolutamente carente nella comunicazione, nella trasparenza, nella condivisione, non solo con i cittadini, ma con gli altri paesi, con la minoranza, con le istituzioni, con chiunque. Le radici non sono soltanto fondamenta, sono anche un mezzo di comunicazione fra gli alberi. Un albero da solo sarà sempre meno forte di un albero in un bosco. E la stessa cosa succede con le comunità, con i paesi. Un paese isolato è meno forte di un paese che dialoga con altri paesi. Allora io mi chiedo, la storia del bitumificio, no? È un esempio di mancanza assoluta di comunicazione fra paesi. E per comunicare fra paesi, fra sindaci, fra amministrazioni, ci vuole autorevolezza. L'autorevolezza di persone come Peppino De Tommaso, non persone come Tiraresto. Ci vuole la capacità anche di immedesimarsi nei problemi degli altri paesi. Ci sono state due conferenze di servizio.
mesi, la sindaca assente, assente tutte e due le volte. E allora che è successo? Un disastro è successo. È successo che adesso è guerriglia, guerriglia mediatica, è guerriglia legale fra due paesi come Turi e San Michele, che sono sempre stati vicini. Vicini perché le famiglie di Turi e San Michele sono molto spesso interconnesse, perché le radici le condividiamo con San Michele. Allora adesso la sindaca dice che lei vuole risolvere un problema di cui Peppino parlava prima, parlando con gli altri sindaci, perché se non ci sono, non c'è la collaborazione degli altri sindaci, lei non intende fare niente. E come farà Tinaresta a parlare col sindaco di San Michele di questa cosa? Come? Può essere Tinaresta a parlare di nuovo col sindaco di San Michele? Ma io non credo proprio, non ci credo assolutamente. E voltiamo pagina. Adesso vi parlerò di una cosa che mi sta molto a cuore, una cosa a cui mi sono dedicata anima e cuore, appunto, per tantissimo tempo. Vi parlerò del progetto Gramsci. Il progetto Gramsci prevedeva un monumento commemorativo alla figura di Antonio Gramsci nella Villa Grande, ma non solo questo. Prevedeva la riqualificazione di tutta quest'area della Villa Grande, della Villa Piccola, e sarebbe diventata un'unica piazza con un'unica pavimentazione. E poi ci sarebbe stata di nuovo l'erbetta in villa, grazie ad un nuovo sistema di irrigazione. E avremmo avuto finalmente questa villetta di nuovo bella come un tempo, più bella di prima. Adesso guardate, non si può neanche camminare. Noi abbiamo perso questa opportunità, abbiamo perso 850.000 euro. Perché? Perché la sindaca, questo progetto, non l'ha mai voluto, mai. Come lo so? Lo so perché io questo progetto l'ho seguito molto da vicino e io ve lo dimostro. Lei non l'ha mai voluto perché intanto tempi di reazione lunghissimi. Il 21 gennaio viene a Turi il direttore del Dipartimento di Cultura e Turismo della Regione Puglia, viene a parlare con il Consiglio Comunale del progetto Gramsci e dice: mi raccomando, i tempi sono veramente ristretti, dobbiamo decidere subito, dovete approvare entro giugno il progetto definitivo. 21 gennaio, ad aprile non si era mossa una foglia, non avevano fatto un bel niente, niente. Ecco perché io ho proposto la commissione. Studiamo il progetto, vediamo come fare, cerchiamo di accelerare i tempi. Il 30 giugno viene approvata in Consiglio Comunale, attenzione, non il progetto, l'idea progettuale, quello di cui si vanta la sindaca, domenica scorsa l'ha detto, abbiamo approvato all'unanimità, che cosa? L'idea, solo l'idea, il progetto definitivo era ancora tutto da discutere ed era il 30 giugno e la scadenza sarebbe stata il 30 giugno. La regione ha avuto una pazienza incredibile con noi, incredibile. Seconda prova, la sindaca non ha mai provato a convincere la cittadinanza della bontà di questo progetto, mai, non ne ha mai parlato, solo una volta a Piazza Gonnelli, ma perché la regione l'ha praticamente obbligata a farlo, altrimenti a parlare di quel progetto sono stata io con le persone, mai lei. E se un sindaco ci crede in qualcosa, sa che quel progetto può migliorare il paese, e allora si dedica, fa qualcosa, invece lei non ha fatto niente. Terza prova, lei non ha mai partecipato alle riunioni della commissione Gramsci, la commissione presieduta da me. Vabbè, questo può essere, vabbè, sì, aveva da fare,
aveva da fare anche quando è venuto l'architetto portoghese a parlare a Turi del progetto. È venuto apposta e lei se l'è svignata. Viene un progettista dal Portogallo a parlare con te e tu non ti presenti. 2 minuti prima che lui arrivasse, lei se ne scappa e lascia a noi l'incombenza. Vi sembra normale? Quarto. Non me lo ricordo, quindi andiamo avanti. Mancanza di relazioni fra paesi vicini, mancanza di relazioni sincere con la minoranza. Ah, ecco cosa mi stavo dimenticando. Perché io sono così arrabbiata e alterata su questo tema? Perché vi ho dimostrato la sindaca, il progetto non lo voleva, non le piaceva, o forse non voleva, come dire, dar fastidio a qualcuno che su Facebook aveva detto che a loro non piaceva. Ma io questa cosa la rispetto, io rispetto i cittadini che si sono dichiarati contrari al progetto. Io magari non condivido, ma apprezzo la sincerità. Sincerità che la sindaca non ha mai avuto con noi, con me, con Giannalisa, che eravamo quelle che credevamo di più a questo progetto. Lei ha sempre detto no, lo faremo, ma come? No, ma è un bel progetto. Ma poi niente. E allora è questa doppiezza, questo non essere mai sinceri che dà fastidio. Noi abbiamo perso gli 850.000 euro perché la lettera della direttrice del carcere è arrivata quando ormai non si poteva fare più niente, era già troppo tardi. Si dichiarava preoccupata per questioni di sicurezza la direttrice. E anche lì la sindaca a noi ha detto: ma io non ho mai parlato con la direttrice, io non ho mai parlato con la direttrice. In un altro incontro, perché noi andavamo continuamente a chiedere, ma che dobbiamo fare? Andiamo avanti. Un altro incontro dice: ma io ho parlato con la direttrice. Dice, ma scusate, ma un po' di onestà, lei parla sempre di onestà intellettuale, ma dove sta questa onestà intellettuale? Dove? Dove? E poi se hanno parlato, ma in quali termini hanno parlato? Visto che lei neanche lo conosce il progetto, l'ha dimostrato domenica scorsa, non lo conosce, ha detto che sarebbe stato alto 12 metri. Non è così, perché io le planimetrie e l'altezza massima era 9 metri. Quindi di che cosa hanno parlato? In che termini? Con quali obiettivi? Andiamo ad un altro argomento. Vi ho dimostrato come le relazioni con la minoranza, in questo caso con me, con Giannalisa, con chi credeva in questo progetto, non sono state mai sincere. Ma anche in un'altra occasione non sono state affatto sincere e trasparenti. Parliamo di pubblica illuminazione. Vi racconto una storia. Un giorno vi arriva una bolletta, bella salata, no? E dite, vabbè, è arrivato il momento di cambiare tutte le lampadine con quelle nuove, con cui si risparmia, no? Andate a comprare le lampadine, cambiate tutte le lampadine e dite, beh, mo vediamo la prossima bolletta. Passano 2 mesi, arriva l'altra bolletta, l'aprite, un'altra mazzata, uguale a quella di prima. E che è successo? E come mai? Leggete e scoprite che il distributore di energia si è mangiato tutto il vostro risparmio. Allora voi avete almeno 2 possibilità. O cambiate gestore, un gestore che vi faccia pagare solo l'effettivo consumo, oppure, siccome quel gestore vi è simpatico, dite, beh, vabbè, aspettiamo che
che i costi strutturali vengano ammortizzati. Oppure vi rivolgete a un esperto di bollette, io certamente non lo sono, ma voi siete una famiglia di 4-5 persone, no? Quindi voi siete liberi di scegliere. La vostra scelta inciderà sulla vostra famiglia, 4-5 persone. Ma se su 13.000 persone pretendono di scegliere in 5, e allora scusate, non va bene, non funziona, non può funzionare così. E quindi è giusto che la minoranza abbia più volte chiesto di partecipare alle scelte dell'amministrazione, perché non lo dice sulla pubblica illuminazione, perché non lo dice solo la legge, lo dice il buon senso. Perché per un progetto così gravoso da un punto di vista economico e che ci vincolerà per 20 anni, tutti i cittadini devono essere coinvolti, non 5 persone. Vi dico una cosa, a Conversano hanno fatto la stessa cosa, stanno ancora in fieri la cosa, anche loro devono cambiare, devono ammodernare la pubblica illuminazione. Il progetto di riqualificazione della pubblica a Conversano è passato in consiglio comunale 2 volte, non una, 2. A Turi? 0. 0. 0, nonostante tutte le nostre richieste. Anzi, vi racconto una cosa ancora più vergognosa, ancora più vergognosa. Voi avete presente il piano triennale dei lavori pubblici? È una tabella enorme dove ci sono tante scritte piccole, 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 dove tu devi andare con la lente di ingrandimento a capire cosa c'è scritto. Beh, che hanno fatto questi? Hanno scritto riqualificazione pubblica e illuminazione in questo... Avete presente i codicilli dei contratti scritti piccoli piccoli per fregarmi? Così hanno fatto. È chiaro che noi non è che non ce ne siamo accorti, però avevamo una interrogazione che era prevista per il consiglio comunale successivo. Abbiamo detto vabbè, ne riparleremo la prossima volta. Sapete cosa hanno detto loro? Eh no. Il progetto è passato già in consiglio, era scritto nel piano triennale, cioè vi rendete conto? È una assurdità, è oltraggioso, è un modo di dialogare con la minoranza oltraggioso, oltraggioso. Noi non chiedevamo altro che applicare la legge, cioè fare in modo che il consiglio discutesse di questo progetto di riqualificazione della pubblica, chiedere perché proprio quel tipo di finanziamento e su quali basi finanziarie, questo chiedevamo. Comunicazione e collaborazione con la minoranza, di questo abbiamo parlato. Comunicazione e condivisione con la cittadinanza. Sapete qual è il clima che si respira? Un clima di faziosità. Io non lo so se voi condividete, però la sensazione che ho è che se sei amico della sindaca, se gli sei simpatico, e allora dai, vieni, parliamone. Se sei nemico, cioè se, non se sei nemico, se la pensi diversamente da lei, sei suo nemico e quindi le porte sono chiuse, non c'è niente da fare per te. E allora, se c'è una persona che ha più esperienza di te, che ha più competenze di te su qualcosa, e vuole condividere queste competenze con te sindaco e tu non la fai parlare, tu hai perso un'occasione, hai perso un'occasione non solo di crescita per te ma per il paese. E poi un'altra cosa,
persona affetta da sindrome di Down non percepisce l'assegno annuale. Questo significa che c'è un problema, c'è qualcosa che non funziona a livello amministrativo, che non c'è una buona comunicazione fra le istituzioni. E allora è lì che bisogna intervenire. Non bisogna risolvere il problema alla singola persona, perché quello non è garantire diritti, non è parlare con le persone, è garantire privilegi. Noi dobbiamo combattere questa mentalità del privilegio. Vieni a parlare col sindaco, ti risolvo il problema. No! Il sindaco deve risolvere il problema di tutti i cittadini che hanno lo stesso problema. E come fa? Lo fa dialogando con le istituzioni e quindi risolvendo il problema a monte. Vi faccio un ultimo esempio di comunicazione inefficace. Secondo voi esiste differenza fra la parola permeabilizzazione e la parola impermeabilizzazione? Esiste? Secondo voi? Certo. La prima significa far passare l'acqua, drenare, no? La seconda vuol dire bloccare tutto, fermare l'acqua in superficie. Uno dei progetti che questa amministrazione ha ereditato dal passato era un progetto di permeabilizzazione di Largo Pozzi. Sapete cosa hanno realizzato? L'impermeabilizzazione di Largo Pozzi, cioè una bella gettata di asfalto che la prossima volta che piove forte ci andiamo a fare un bel bagno in piscina. Questo hanno fatto. Ma com'è possibile, dico io? Questa sciatteria, questo pressappochismo sono inaccettabili. E così, allora, ne approfitto giusto per chiarire un attimo, visto che loro sono l'amministrazione dei fatti, delle cose fatte, io vi dico che tantissime delle cose fatte rivengono dal passato. Per esempio, appunto, Largo Pozzi, l'ex mattatoio, il parco, quello che è stato appena intitolato a Don Giovanni, i due refettori delle scuole materne, il progetto Smart City di riqualificazione della pubblica illuminazione in tutto il centro storico nella villa. Quel progetto, tra parentesi, è stato salvato grazie alla sottoscritta che è andata a rompere le scatole, scusate il francesismo, ma loro, non è 700.000 euro stavamo perdendo, non mi fregava niente. Perché? Perché sapevano che stavano per approvare il progetto di pubblica illuminazione, quindi dice vabbè, perdiamo questi 700.000 euro, mettiamo tutti insieme. Non è così, quelli sono 700.000 euro che erano nostri e questi li stavano perdendo, pure quelli, non solo gli 850.000 euro del progetto Gramsci. Insomma, tanti progetti rivengono dal passato e quindi non diamo credito alla sindaca quando dice noi abbiamo fatto tante cose. Sì, avete realizzato cose che altri hanno avuto la lungimiranza di progettare, la lungimiranza, la visione. Questi non ce l'hanno la visione, questi fanno le cose spicciole e le cose un po' più grandi che hanno fatto, le hanno fatte grazie al PNRR, signori. Tutti i sindaci uscenti hanno questo vantaggio. Devo dire, periodo Covid nerissimo per tutti, però hanno avuto la possibilità di spendere un bel po' di quattrini. Sono tutti avvantaggiati per questo, perché hanno potuto spendere soldi e realizzare tanti progetti anche vecchi. Sto per concludere, so che siete stanchi. La parola comunicazione è stata ricorrente nel mio discorso, perché è uno dei principi della nostra lista. I nostri principi sono la trasparenza, la condivisione, la partecipazione.
E proprio in virtù di questi principi io vi racconto un progetto che mi è stato presentato da due ragazzi turesi. Faccio anche i nomi perché mi fa piacere. Uno è Enrico Susca e l'altro si chiama Antonio Savonara. Allora, sono venuti da me e mi hanno detto: noi vogliamo partecipare, noi vogliamo essere coinvolti. E io ho detto: ragazzi, io non sono felice di più. E li ho ascoltati. Cosa mi hanno proposto? Un progetto che loro hanno chiamato Commissione Giovani. In che cosa consiste? In un gruppo di ragazzi che raccolgono domande, istanze, problemi della cittadinanza e li presentano direttamente ai consiglieri comunali in date concordate con il consiglio comunale. Dopodiché le risposte le pubblicano su un sito, attenzione, non sui social, su un sito, ok? E lì tutti i cittadini possono leggere, possono capire che cosa sta succedendo e comprendere che loro possono avere voce, possono veramente avere voce grazie a questo strumento. Capite, questa è collaborazione, condivisione, così si abbattono le barriere fra amministratori e cittadini. Questo è il modo di vivere veramente la comunità e questo siamo noi. Questo siamo noi. Io abbiamo immediatamente inserito questo progetto nel nostro programma. Perché così? Perché ci crediamo veramente. E un'altra cosa che mi piace condividere con voi è un altro tipo di lavoro che stiamo portando avanti ormai da settimane. Sono dei tavoli tematici, liberi, aperti a chiunque, in cui discutiamo, parliamo e soprattutto noi ascoltiamo i cittadini, perché possono venire fuori delle idee meravigliose, già ce ne sono, io non vedo l'ora di metterle in pratica, tutti noi non vediamo l'ora di metterle in pratica. E quindi io vi dico, vi ho dimostrato che la nostra lista fonda se stessa sui principi della comunicazione efficace e democratica, della trasparenza, della condivisione, della partecipazione. Questo è il nostro mondo. Il loro mondo è basato sull'opacità, è basato sulla furbizia, è basato sulla mancanza di principi. E allora sta a voi decidere quale dei due mondi scegliere, tocca a voi, è vostra la responsabilità. E adesso concludo. Ho iniziato parlando di alberi, voglio finire parlando ancora di alberi. Largo Marchesale. Hanno tagliato 20 pini. Per che cosa? Per fare cosa? Io in questi giorni qua vedo fotografie, immagini di tir, no? Di auto articolati che in realtà mi sembrano più auto disarticolati nel tentativo di fare la gincana fra cordoli alti 50 centimetri, mezzo metro, ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto, sì o no? Ma com'è possibile? Com'è possibile? E allora la sindaca oggi, cercando di correre i pari, dice: no, vabbè, ma tanto i tir faranno il giro largo, la circonvallazione. Sì, ho capito, ma per andare a conversare, scusa, ma come devono fare? Come devono fare? Allora io mi chiedo, ma che cosa li ha spinti? Hanno tolto quegli alberi, non solo erano un polmone verde, ma erano una cosa bella da vedere! Perché gli alberi sono belli da vedere!
fatto? Perché? Voi avete mai avuto problemi in quell'incrocio? Cioè io, voglio dire, non è che sono pischella, cioè, in tanti anni non ho mai aspettato più di mezzo minuto all'incrocio per andare a Conversano, Putignano, ma qual era il bisogno, dico io? Devi affrontare le questioni, anche se sono difficili. Anche la questione del bitume era difficile, la devi affrontare. Non puoi lasciare che il tempo passi, perché se una madre è preoccupata per la salute del proprio figlio, non si dimenticherà mai di quella cosa e ti darà fastidio sempre, ma giustamente, giustamente. Quindi io dico, signori, era arrivato il momento di scegliere con coscienza. Io lascio a voi la scelta, ma mi fido di voi e so che saprete scegliere. Peppino De Tomaso come sindaco e tutti quanti noi insieme a lui a cambiare, a voltare pagina. Grazie tante alla professoressa Lilli Susca, un altro applauso a lei per la passione che ha profuso in questo intervento in cui ha delineato, oltre alle soluzioni che aspetta il Comune di Turi, ma soprattutto un metodo nuovo, un approccio nuovo nel governo, un esempio di buon governo, un'indicazione di buon governo, perché il Paese ha bisogno di buon governo, che è fondamentale. Ho avuto notizia di un incidente che è accaduto poco tempo fa sulla 172, sulla nostra strada che ci collega con Casamassima. Questo è un esempio, per esempio, tutta questa dedizione a creare opere inutili se non dannose. E l'ultimo esempio citato dalla professoressa Susca è proprio indicativo e paradigmatico. E quell'inutilità, quel monumento allo spreco che è il rifacimento di Largo Marchesale, cioè non so con quale criterio è stata fatta un'opera di cui obiettivamente non si avverte, perché è peggiorativa rispetto alla situazione precedente. Se una cosa è peggiorativa, non solo è inutile, ma è soprattutto dannosa per le tasche, per i cittadini, per la circolazione, per tutto. Altrettanto impegno avrebbero dovuto profondo per spingere le istituzioni superiori a risolvere il problema dell'allargamento della 172, che credo che sia una delle questioni, delle emergenze più importanti, più urgenti, più assillanti che riguardano la nostra comunità. Ha parlato molto bene Lilli della partecipazione, io la prendo in parola, così a sorpresa. Chiedo a qualcuno di voi di farmi una domanda. Non c'è stata nessuna preparazione, credetemi, insomma, non ho avvertito nessuno dei miei amici che avrei fatto questo. Quindi vi invito, se ci sono delle domande da rivolgere al sottoscritto, io sono qui pronto a rispondere. Bravo! Il dottor De Carlo. Peppino, buonasera, grazie per questa opportunità. Rendiamoci conto che interagire con i cittadini rappresenta il più alto grado
della democrazia partecipativa. E a me fa molto piacere questo intervento, perché questo intervento lo facciamo a pochi metri dall'orologio, dal nostro orologio che per secoli ha scandito le nostre giornate, ha scandito la nostra vita, ha scandito la nostra quotidianità. E l'orologio che scandisce il tempo, se potesse parlare, direbbe, caro Peppino, che noi attori abbiamo un problema di sanità. Noi abbiamo il diritto di essere curati. Abbiamo il diritto di avere un poliambulatorio efficiente ed efficace. Abbiamo il diritto di avere non un numero miserevole di prelievi, 9-10 al giorno, specialisti scarsi numericamente, e io che ho il sistema di prenotazione vi dico che ai pazienti a cui viene rinviata la visita di controllo dopo 3 mesi, io col mio sistema di prenotazione propongo, vergognandomi, Francavilla Fontana, Mesagne, Foggia, San Vito dei Normanni. Signori, se noi fossimo una provincia autonoma della Mauritania sahariana, saremmo trattati meglio. E quindi io chiedo a te, Pepi, quale impegno solenne desideri prendere per dare dignità a questa comunità, perché dobbiamo lavorare e crescere per creare una società di sani e non una società di malati. Okay. Grazie. Grazie per questa domanda, dottor De Carlis. Devo dire che la sanità è una banalità. La sanità, la salute, rappresenta il problema dei problemi. Non solo perché così l'83% del bilancio delle regioni riguarda la voce sanità, basta solo questo, ma perché tutti quanti noi sappiamo che cosa significa poter disporre di un'assistenza sanitaria e di un welfare degni di un paese moderno. Quello che ha detto Domenico non solo è importante, ma deve rappresentare proprio il primo punto, proprio il filo conduttore dell'azione amministrativa di un comune, del sindaco, della giunta, dell'intera struttura burocratica, per un motivo molto semplice. Perché è vero che la legge nazionale non assegna purtroppo ai comuni, che non dimentichiamo, i comuni sono l'istituzione più sentita dai cittadini. Non esiste un'istituzione sentita dai cittadini paragonabile a quella comunale. Non c'è. Né il governo nazionale, né il governo regionale, né il governo sovranazionale europeo. Quindi i problemi, i cittadini richiedono dei problemi, i cittadini vogliono risposte da chi ha responsabilità amministrative locali. E noi, il sindaco che ha la massima responsabilità in materia sanitaria, ha il compito di dare risposte. Come si danno risposte? Innanzitutto rivendicando opere da fare, rivendicando diritti da riconoscere, rivendicando situazioni di buona amministrazione, soprattutto di buon senso amministrativo anche nella gestione della sanità. Domenico sa benissimo qual è il labirinto di pratiche in cui chiunque di noi deve orientarsi in maniera spesso impossibile per poter presentare un documento, richiedere un certificato. Bene, credo che l'impegno
da prendere subito e costituire un centro unico di prenotazione, che è una cosa banale, semplice, esiste a livello regionale, esiste adesso, vedo che anche la sanità di prossimità, la salute di prossimità è stata affidata anche alle farmacie, giustamente, ma questo concetto della prossimità territoriale deve essere fatto proprio da chi amministra, perché solo così si comincia a venire incontro alle esigenze, alle richieste immediate di chi ha la sfortuna di dover ricorrere a una prestazione medica per problemi di salute. Questo deve avvenire sia prima, quando si avvertono i primi sintomi di una malattia, sia dopo, perché anche dopo il paziente ha bisogno di essere guidato, di essere assistito, di non essere ignorato o dimenticato. E poi esiste anche la necessità non di fare squadra per modo di dire, ma di fare squadra come? Ci sono tanti immobili che non hanno un utilizzo ben preciso, che anche quelli rappresentano un monumento allo spreco. Bene, noi dobbiamo utilizzare questi immobili per esempio, mettere tutti i medici di base del nostro paese in condizione di lavorare insieme, per esempio di fronteggiare le emergenze, ad esempio quello che è accaduto per la pandemia poteva rappresentare un'occasione, e naturalmente dobbiamo pensare in maniera preventiva a qualcosa di simile, anche se non in maniera così grave, così drammatica come è stata la vicenda della pandemia. Questo significa avere un'idea di sanità locale, cominciando da queste. E poi bisogna farsi avere delle idee nuove da proporre alla regione, da proporre alle istituzioni superiori, e ce ne abbiamo tante, sui sì, anche perché ci sono delle malattie nuove che hanno bisogno di essere affrontate secondo nuovi crismi, nuovi criteri, e naturalmente spingere, pungolare e creare anche le condizioni per turi, per creare strutture, per le nuove, perché ripeto, la politica è un continuo work in progress, è un continuo divenire, cioè è una battaglia non solo di interessi, purtroppo, che ce ne sono, ma deve essere una battaglia di idee, e guai se uno non ha idee, resta sempre indietro, resta sempre al palo, questo è il problema. E per fare questo bisogna studiare, non bisogna accusare chi studia di studiare troppo, perché stiamo a questo paradosso, che bisogna scusarsi di sapere le cose. Ma ditemi voi con quale criterio si può sostenere una cosa simile. Cioè, significa abdicare. Ricordate che il Nord sta meglio di noi, purtroppo, l'abbiamo visto con i primi interlocutori, credo di averlo detto qualche tempo fa, in una precedente occasione. Cioè il Nord, a proposito del PNR, che noi abbiamo utilizzato per il peggio, il Nord l'ha utilizzato per le opere idriche. Se voi leggete il Sole 24 Ore vi rendereste conto che il rapporto è pazzesco, loro hanno fatto interventi straordinari, utili, e quindi hanno utilizzato un intervento straordinario europeo per il Sud a favore di un intervento, cioè trasformandolo in un intervento straordinario europeo per il Nord. Ma perché? Perché le loro amministrazioni, probabilmente a tutti i livelli, a livello politico, a livello amministrativo, hanno intelligenze che noi non abbiamo e sanno anche dove andare a bussare. Questa è la verità. Quindi quello che ha detto il dottor De Carolis è assolutamente vero. Cioè è fondamentale, a cominciare dalla sanità, mettere al primo posto la salute, ma non in maniera generica, in maniera astratta. Dal primo giorno noi presenteremo, incalzeremo, la parola sarà rivendicare. Questa sarà, mettetelo segnato, rivendicare i diritti, rivendicare le opere. Questo è il verbo che noi dobbiamo servire, perché noi vogliamo servire, non vogliamo servirci del potere. Come ha detto, bravo, bravo. Come ha detto giustamente, anche la parola potere non la vogliamo sentire, noi vogliamo solamente servire la cittadinanza. Il potere è demoniaco, è il diavolo. In una precedente occasione mi è capitato di illustrare il decalogo. Bene, quello è un decalogo contro il diavolo, perché là sopra sta dappertutto la tentazione di esagerare, la tentazione di sputtare, di utilizzare un'occasione di servizio per la cittadinanza trasformandola in un'occasione di privilegio e di superiorità è qualcosa di inaccettabile. La democrazia è l'opposto, è il contrario. La democrazia è favorire la partecipazione. Mi è capitato a Roma
di presentare, di illustrare in una relazione a un'università internazionale. Qualche giorno fa ho avuto l'onore di intervenire, di parlare del più grande forse politologo del secolo scorso, Giovanni Sartori. Questi concetti ho detto, questi sono i concetti che lui ha illustrato. Cioè la democrazia senza moralità, senza un tasso di eticità, è la sua sconfessione, rappresenta la sua sconfessione. E questo è quello che ha illustrato Lili Susca. È così. Se le cose non funzionano, è perché esiste questo distacco. L'altro ieri sono venuti fuori i dati degli iscritti alle associazioni di volontariato e i dati degli iscritti ai partiti politici. Il rapporto è pazzesco, di 1 a 20. Ma perché secondo voi esiste questo rapporto? Cioè le persone sono sempre le stesse. Perché si accorgono che nel volontariato, nel terzo settore, si conta, si ha la possibilità di incidere, mentre nella politica no, perché esiste una sorta di supremazia, di gerarchia, un clero assolutamente inattaccabile, feudale, questa è la verità. Ho parlato di casa di vetro, cioè non è possibile che per avere un certificato, poi quest'altro fatto, a tuttora, anche a proposito... La concessione, la parola concessione va strappata, va eliminata, perché significa che esiste un re, un sovrano e poi un suddito, un sovrano che concede. Non esiste una logica simile, non deve esistere una concezione simile in un paese liberal democratico, è una contraddizione in termini. L'amministrazione, un governo riconosce i diritti, non concede un diritto, perché nel momento in cui concede ha stabilito che c'è chi sta sopra e che c'è chi sta sotto, e questo non è accettabile, questo è medioevo, è oscurantismo ed è il guaio del sud, soprattutto nostro, è un po' il guaio del paese, ma è soprattutto il guaio nostro. Questo dobbiamo pensare, cioè una pratica non può essere concessa dopo un anno, 2 anni, o non concessa, o concessa sulla base della carta d'identità, della simpatia, della vicinanza, del comparaggio. Non ci dovrà esistere il comparaggio. O gli amici degli amici. Questo significa amministrare bene. Questo cercheremo di fare, perché sono convinto che vinceremo noi. Ogni giorno mi rendo conto che il consenso, oltre alla stima, nei confronti della nostra lista aumenta in maniera, direi costante e incessante e imponente. Quindi, non so se ci sono altre domande da parte vostra, io vi concederei così, anche perché non voglio tediarvi e la vostra pazienza è stata davvero ammirevole e ve ne ringrazio per averlo fatto. Quindi appuntamento alla prossima, grazie. Una cosa breve, perché il tempo... Brevissima, assolutamente. Sì. Vorrei capire la questione del nido, visto che non esiste un nido comunale, o meglio c'è una struttura, ma... Domanda centrale, e rappresenta questo un impegno ineludibile. Tra l'altro Lili Susca ha... diciamo spiegato molto bene qual è il rapporto che ci deve essere tra l'amministrazione e tutta la cittadinanza. È ovvio, ha centrato un tema fondamentale, sa che nel PNR la questione degli asili nido è stata fondamentale, è stata centrale, ci sono stati i paesi anche lì che sono stati bravi, che subito hanno, grazie anche devo dire, a qualche amministratore molto bravo della comunità pugliese, che sicuramente si è proprio attivato in maniera ammirevole, in maniera davvero apprezzabile, però non è stato fatto qui. Quindi dobbiamo assolutamente colmare questa lacuna. È centrale, perché sugli asili nido, come per l'assistenza agli anziani, si misura non solo l'efficienza, ma soprattutto la civiltà di un popolo. Grazie. Un abbraccio a tutti voi, grazie.